Sì, buongiorno. Io vorrei tornare sul caso, diciamo, sull'argomento mascherine. Nei giorni scorsi, appunto, è uscito fuori che anche la regione ha riscontrato che le polizze sono risultate idonee. Quindi chiedo alla regione come pensa di recuperare l'anticipo dei 14 milioni versato alla Ecotec. E poi aggiungo, l'avvocato della Ecotec afferma che per voi al momento della stipula le polizze andavano bene. Chiedo quindi quale criterio è stato fatto, con quale criterio è stata fatta questa valutazione, visto che poi le polizze a posteriori sono risultate non idonee. Grazie. Ovviamente anche sulla vicenda che riguarda tra milioni e milioni e milioni e milioni di mascherine acquistate e per fortuna distribuite al sistema sanitario in quelle ore dalla Protezione Civile, il fatto di una fornitura che è probabilmente a rischio di truffa per la Regione e sulla quale ringrazio le organi inquirenti stanno indagando. Come lei ha detto, parlandomi di una lettera dell'avvocato, se ne stanno occupando, oltre alla Protezione Civile, l'Avvocatura regionale, con l'obiettivo che abbiamo sempre dato: sia fatta giustizia e lotteremo affinché anche l'ultimo centesimo torni nella disponibilità della nostra Regione. C'è un piano che è stato presentato, Protezione Civile e Avvocatura si stanno difendendo e ovviamente in ogni passaggio stanno informando le autorità competenti perché non ci sia nessuna ombra e il messaggio che voglio dare è come anche con le forze di opposizione abbiamo convenuto in Consiglio regionale, stiamo lottando per il bene comune e per colpire, se ci sarà e se si rivelerà tale, chi in una situazione di difficoltà ha tentato di approfittarsi dell'istituzione pubblica. Grazie.